eccoci qua! Ammutolisce tutti! Sbaglia la cosa! Incredibile! Bella a tutti ragazzi e bentornati su Footwork Italia! Oggi ritorna al campionato Footwork di Serie A con una challenge fuori di testa. Oggi vi portiamo un impossible free kick challenge, difficilissima, come dice il termine, impossibile. Ma perché impossibile? Perché ragazzi abbiamo un bersaglio piccolissimo quanto una palla da calcio che disporremo in porta e dobbiamo centrarlo. In questa challenge abbiamo disposto 5 stazioni posizionate appunto a distanze diverse fino ad arrivare all'ultima che ha ben 25 metri. Ragazzi, guardate il video fino alla fine perché non sappiamo neanche noi se sarà fattibile colpire un bersaglio così piccolo da 25 metri, ragazzi. 5 stazioni, ragazzi, 5 punti a disposizione, vedremo chi si aggiudicherà questa sfida. Arriviamo adesso ragazzi a 20.000 like perché la prossima challenge potrebbe essere con una moneta da 1 euro. Siamo arrivati alla prima stazione, quella più semplice, direi l'ordine di calcio. Andiamo inverso quanto siamo in classifica. Allora, quindi quello che è più in basso nella classifica tra noi quattro sarà quello che calcerà per primo. È un gesto d'affetto oppure una provocazione, ragazzi? Allora, guarda, perché se la sfrutti bene può essere un vantaggio. E quindi inizia la Juventus, ragazzi, iniziamo. Ricordiamo che il primo che prenderà il bersaglio, ovviamente finiremo sempre il giro, si aggiudicherà la stazione e il punto, poi passeremo sempre più lontano. Mi raccomando, commentate che squadra ti fate. Scrivete Inter, ragazzi, nei commenti, mi raccomando, sempre spattiamo. Supporto importante. Spattiamo. Andiamo! Ragazzi, due obiettivi negli angoli, possiamo scegliere l'obiettivo che preferiamo. È importante fare subito punto su questa perché è il tiro più semplice. Dove la metti? Vai! Oh, oh, bello, gran gol di Dybala. Lo specchio l'hai preso. Primo tiro per il Milan, centro assicurato. Maledetto, centro assicurato. Mamma mia, grande Milan, bravo Ibra. Ragazzi, non dico nulla, parlerà il bersaglio per me. Ai. Ha parlato il bersaglio, che l'hai fatto un po' male, mi sa. E andiamo in pieno. Posso ancora pareggiare questo punto, speriamo. Oh, fuori! Oh! L'Inter dice no, l'Inter dice no, prima l'Inter in classifica, c'è un motivo, ragazzi, c'è un motivo. Tutto ok, tutto ok. Maledetto! Ragazzi, prima stazione, un punto per me e un punto per il buon Gunther che è riuscito a pareggiare in extremis, bravo, sotto pressione. In extremis, via. Sotto pressione, ma... Seconda stazione, ragazzi, quella del calcio di rigore. A noi dell'Inter ultimamente fa un po' paura perché avevamo delle grandi possibilità e le abbiamo purtroppo bruciate con voi. Voi siete bravi a parare, ma vedremo cosa ci dà. I rigoristi buoni sappiamo chi sono. Vado sul destro. Bello, bello. Ma non abbastanza. Ma non abbastanza. Rigore per il Milan. Vediamo di centrare il bersaglio. Dai, Bello, bello! È il mio primo rigore, sono in dubbio se calciarlo di collo o di piatto. Io calcerò di piatto, consigliatemi voi cosa avreste fatto al mio posto. Ma tu sei in sine, devi fare il tiro a giro. Ma il tiro a giro da rigore? Te l'ho detto. Mamma mia! Girare di più, vedi? Ragazzi, se l'Inter farà centro adesso, cambieremo e passeremo la prossima stazione. Lo sanno già Juventus, lo sanno già, dai. È che c'è un po' di pressione, quindi tendo a ricordarlo. Ma sanno anche che sbaglierai, quello il discorso, vai, prego. E l'Inter va subito a 2-1, ammutolisce tutti, sbaglia la cosa, incredibile, esultanza. Andiamo alla prossima stazione che sarà la linea dell'area di rigore. Dai, vado di nuovo ancora su quell'angolo. Bello! 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 Ah! Bello! Bello! Non ti credo, stavo già festeggiando! No, sei esultante! Stavo già festeggiando! Mamma mia!
bello. No. Tanto così. Sono andato a prendere la bevanda magica che ci danno prima degli allenamenti e delle partite del Napoli. Ah, la benedici? Cazzo. Bello. Bello cazzo. Bello. Se non si è piegato qua. Bello per gli attivi. Mamma mia, eccoci qua! Eccoci qua, finalmente! Sei tornato in partita, bravo! Sei tornato in partita, andiamo! Ragazzi, se adesso lo fanno io vado a casa a piedi. Allora, là, c'è le scarpe. Mezz'ora. Ah, peccato! Culo. Purtroppo sei ancora a uno. Guarda qua. Esatto, uno ti devi fare con lui. Io invece faccio due, perché sono a due punti. Siamo arrivati alla stazione numero 4, 22 metri. Siamo caldi? Sì. Let's go! Stavo per... Vai! E ragazzi, voglio darvi una notizia in esclusiva che non sapevate neanche voi. L'ultima stazione varrà 3 punti. Questo... Come 3 punti? Questo invece è 1. Come 3 punti? Pagina internet! Mica mi porta, Comoda, pagina, non faccio le cose che non l'hai messa. Bello è che ci credeva. Eccolo là. No. Mamma mia, gran gol. Sempre tanto così. Non è tanto così, ma è tanto così. Però bella barra. Non ci credo, non ci credo. Più. Fuori. Madonna. Bello. Ragazzi, gran giocatore, scrivete secondo voi quella squadra che sta giocando meglio, ma... Attenzione! E va a 3 punti! Basta. Oggi non gioco più. E però c'è l'ultimo che vale 3 punti. Sfida. Perché voi tre avete deciso di farla avere 3 punti. Io sarei a 3, avrei già chiuso. 3. Quindi se mettiamo io e te l'ultimo passiamo a 4. Se non succede. Adesso è morto. Qua? Si calcia forte e basta, figa. Mi sono appena reso conto che posso ancora perdere, perché il Milan e il Napoli sono a 1, quindi sono ancora a rischio. La nostra ultima possibilità di aggiudicarci questa challenge. Purtroppo te, Barna, non puoi aggiudicartela, ma no, puoi arrivare a pareggiare. Quindi, divertiti. Ragazzi, è sempre una questione di millimetri, centimetri. Siamo che è arrivato lì. Dai, andiamo, basta. I nostri segreti, le nostre tattiche. Volevo chiacchierare anch'io, niente, andiamo. Mamma mia. Centrale. Mamma mia! E c'è il Milan che non c'entra e c'è la Juve che non c'entra mai. Hello. Mamma mia! No. San Gennaro non ti ha voluto aiutare! Andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti! Ragazzi, i metri sono sempre di più, è sempre più difficile entrare nel bersaglio, che da 25 metri è veramente minuscolo. Le energie stanno diminuendo. Però l'abbiamo promesso, 20.000 like lo faremo con una moneta da 1 euro. Che imbala! L'abbiamo preso sopra, sotto, di lato, ma non siamo ancora riusciti a colpirlo. Ragazzi, dopo questa challenge non so se riusciremo ancora a camminare. Quindi... Oh, è là. Mamma mia. Bello qua. Oppla. Non ci credo, non ci credo.
Mamma mia. Raga, basta, è stato bello, tutto interessante, bravi ragazzi, ma adesso la chiudo perché fa freddo. Noi di Napoli non ci troviamo molto bene col freddo. Attenzione! Fermi, perché c'è ancora altro da lì. Puoi iniziare un attimo? Vado a ritrattelo! Corre il Napoli! Ragazzi, incredibile, come al solito il Milan e la Juve non hanno fatto punti, riesce a zaffare l'Inter e il Napoli, sorpassarlo con la regola dei 3 punti. Ragazzi, state vedendo a schermo la classifica aggiornata con i punteggi di questa challenge. Vai. Suggeriteci qua sotto le prossime challenge, perché il campionato ha 15 giornate è ancora lungo. Puntate anche con le prossime sfide da poter fare, e prossimamente mi vedrete così. Alla prossima, ciao.